Durante la quarantena, in molti a fine giornata si ritrovano ad aver concluso poco e ad essere stati vittima di distrazioni che gli hanno impedito appunto di svolgere quello che avevano in mente all'inizio della giornata, quello che c'era appunto nella propria lista delle cose da fare. Nasce appunto da questo l'idea di questo video in cui parleremo dei 5 modi per essere più produttivi a casa, per combattere le distrazioni e gestire al meglio il proprio tempo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È un video che si discosta un pochino da quelli che sono i miei video normali legati al tema dei viaggi, ma appunto ci tenevo a farlo, essendo ancora in quarantena, nel mio caso sono in isolamento ancora per qualche giorno, ci tenevo appunto a condividere con voi quelli che sono i miei consigli per rimanere produttivi lavorando o studiando a casa. A questo proposito c'è già sul canale il video della mia routine di quando stavo in Germania e settimana prossima arriverà un video legato a quella che è la mia routine e a come rimango motivata durante il mio isolamento e la mia quarantena qui in Italia. Per cui oltre a dirvi di guardare questo video fino alla fine e recuperare anche il video sulla mia routine in Germania, vi consiglio di iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi quello che sarà il mio prossimo video appunto sulla routine in isolamento in Italia. Per cui bando alle ciance, andiamo subito a quello che è il succo di questo video con il primo consiglio, ovvero conoscere se stessi, in particolare il periodo della giornata, il momento della giornata in cui si è più produttivi. Infatti ogni persona ha modi e momenti diversi per essere produttivi, per cui la base per essere produttivi a casa e raggiungere tutti i propri obiettivi giornalieri o settimanali è proprio quella di conoscere le condizioni di studio o di lavoro in cui si è più produttivi. In questo modo riusciremo ad adattare un pochino la nostra routine e dare il massimo durante la nostra giornata. Io, per esempio, so che sono più produttiva durante il pomeriggio, riesco ad essere anche più concentrata, per cui durante la mattina svolgo compiti tra molte virgolette leggeri, mentre lo studio e il lavoro, quello che necessita di più concentrazione, lo lascio per il pomeriggio. Secondo consiglio è quello di conoscere i propri tempi, quindi conoscere quanto ci mettiamo a svolgere determinate attività. Conoscere appunto questa cosa è fondamentale per appunto strutturare un pochino la nostra routine e quindi essere più consapevoli di quello che riusciremo o non riusciremo a fare durante la giornata. Essere consapevoli di quanto tempo ci mettiamo a svolgere determinate attività è fondamentale quando non abbiamo a che fare con degli orari fissi di lavoro. Un esempio molto semplice, legato un pochino all'università, quando so che ho una determinata quantità di pagine da studiare, so che al giorno, magari ne studio 20, so quanto tempo ci metterò a studiare tutto un libro e preparare quindi un esame. Per cui appunto conoscendo quanto tempo ci metto a svolgere una determinata attività potrò appunto strutturare la mia routine in maniera tale da renderla più efficace ed essere anche io più efficace ed efficiente nel mio lavoro o nel mio studio. Terzo consiglio è quello di darsi degli obiettivi raggiungibili, quindi essere consapevoli di quelle che sono le proprie capacità. È una cosa che si lega anche a quello che era il punto precedente. Se so che il massimo che posso studiare in una giornata sono 20 pagine, è inutile che cerchi di preparare un esame di 120 pagine in 2 giorni, perché non ce la farò mai. È un obiettivo che non è raggiungibile. Per cui, almeno per quanto riguarda la sottoscritta, quando inizio a studiare o lavorare ho ben presente qual è il mio obiettivo e qual è il punto fino a cui voglio arrivare. E anche per quanto riguarda lo studio, non è che dico ok, leggo o studio finché sono stanca. Ho il mio obiettivo di pagine o comunque sia un obiettivo di tempo per appunto portare a termine quello che ho nella mia lista delle cose da fare. Quarto consiglio è quello di definire cosa significa abbastanza. Quando si lavora o si studia, bisogna sempre definire un numero minimo di ore o comunque sia un numero minimo di compiti da svolgere all'interno della giornata. Per quanto mi riguarda, in genere cerco di studiare almeno un paio d'ore al giorno, in genere appunto il pomeriggio, perché è il momento della giornata in cui sono più concentrata e sono più produttiva. Può non sembrare tanto, ma penso che sia abbastanza deleterio mettermi sui libri o comunque sia lavorare per 8 ore al giorno quando poi non riesco ad essere concentrata per più di 2 ore e mezza, 3. Questa sarebbe una gran perdita di tempo che nel mio caso posso dedicare a fare altre attività. Quinto consiglio è quello di valutare i propri risultati. Per rimanere motivata, infatti, io cerco di regalarmi qualcosa
Ogni volta che raggiungo un obiettivo, in genere dopo aver studiato un paio d'ore, esco a farmi una camminata. In questo caso, essendo in isolamento, posso uscire in giardino a prendere un po' di sole, 20 minuti o mezz'oretta, magari leggendo, oppure camminare in tondo facendo il criceto appunto nel mio giardino. E questa cosa per me è fondamentale per rimanere abbastanza motivata e dire ok, prima il dovere e poi il piacere. Quindi per essere produttivi a casa bisogna essere consapevoli di quelli che sono i propri punti di forza e di quelli che sono i propri punti di debolezza e darsi degli obiettivi realistici e raggiungibili in modo da rimanere sempre motivati. Questo appunto è secondo me il miglior punto da cui partire. Se avete qualche consiglio in più, non esitate a lasciarlo in un commento qui sotto in modo tale da appunto scambiarci qualche opinione in merito. Sempre qui sotto, ma in descrizione, vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi in diretta nelle mie avventure. Il mio isolamento sta comunque per finire, quindi vedrete altre cose che non siano questo sfondo qui. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like e se non siete iscritti, iscrivetevi in modo tale da non perdervi i prossimi video. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.